La Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza Pediatrica parteciperà al 74° congresso della Società Italiana di Pediatria a Roma dal 12 al 16 giugno e tratterà il tema dell'arresto cardiaco pediatrico. A parlarne alla dire è il presidente della SIMEUP, Riccardo Lubrano. Avete visto i bambini che si arrestano sui campi di calcio? Effettivamente bisogna pensare che un bambino quando gioca a pallone dice che fa lo sforzo da professionista o semplicemente da bambino che gioca, fa uno sforzo superiore a quel professionista perché il bambino deve vincere e perciò quando gioca a pallone con gli amici dà tutto se stesso e a volte ci sono delle condizioni che si scatenano all'improvviso che possono portare all'arresto. Per questo ne parleremo approfonditamente nel congresso, perché è importante che sia attuata pienamente la legge italiana che prevede il defibrillatore presente su tutti i campi sportivi con gli allenatori certificati al primo intervento. Il primo intervento, l'inizio del massaggio precoce, l'inizio della prima scarica elettrica precoce sono i fattori che più condizionano l'esito di un arresto. Ogni minuto che passa aumenta la mortalità del 10%. Non si può pensare che un'ambulanza sia là sul momento, deve intervenire la struttura. Per cui è importante, c'è un'ottima legge fatta dal governo, va attuata pienamente su tutte le strutture sportive. Le strutture sportive devono avere il defibrillatore e il personale adatto proprio per ridurre queste morti improvvise. Perché queste morti si è visto che sono proprio delle condizioni che possono essere recuperate con un buon massaggio e un ottimo uso del defibrillatore. Dalla bronchiolite che colpisce i neonati alle principali patologie respiratorie che insorgono nei bambini con l'arrivo della primavera, fino alla sindrome delle apnee ostruttive del sonno. Renato Cutrera, presidente della FIARPED e direttore dell'unità operativa di broncopneumologia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dà da dire una panoramica epidemiologica. Direi cominciando dai più piccoli, ovviamente la bronchiolite è quella che preoccupa più genitori, sono bambini sotto l'anno di vita, è dovuta a un virus, il virus respiratorio sincitiale, che colpisce praticamente tutti i bambini, ma solo alcuni, quelli più piccoli e quelli che hanno una patologia sottostante, vanno incontro a ospedalizzazione. È la prima causa di ospedalizzazione nel primo anno di vita. Poi c'è la bronchite asmatica e l'asma bronchiale, dove per bronchite asmatica intendiamo quelle bronchiti continue nel periodo invernale che le mamme ben conoscono, a volte col riscontro di qualche rumore nel torace, qualche rumore sibilante, qualche rumore che le mamme chiamano in tutti i modi, ma che sicuramente noi medici chiamiamo bronchite asmatica. Ne soffre purtroppo un bambino su quattro. E poi c'è l'asma bronchiale invece, che colpisce un bambino ogni 10 e che sicuramente i rapporti con le allergie sono più noti e più conosciuti. Nella settimana europea delle vaccinazioni, la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Neonatologia hanno aperto un filo diretto telefonico per rispondere alle richieste dei genitori e contrastare la disinformazione. È assurdo che in Europa e in Italia si muoia ancora di morbillo. Nel 2017, spiega il presidente della SIP Alberto Villani, in Europa il morbillo ha ucciso 30 persone e ne ha colpite oltre 14.000, circa il 400% in più rispetto all'anno precedente. Nei primi due mesi del 2018 le persone contagiate in Italia sono già oltre 400. La sicurezza del neonato dipende anche dall'immunizzazione della mamma, continua il presidente della SIN, Mauro Stronati. In Italia, purtroppo, la percentuale di donne che si vaccinano in vista di una gravidanza è ancora troppo bassa. Secondo l'IS, una donna su tre non sa se è protetta contro la rosolia e solo il 41% delle donne ha effettuato il vaccino. Nell'ortopedia la diagnosi prenatale è un campo su cui oggi si lavora tanto. A spiegarne il motivo è Gaetano Pagnotta, past president della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica. Noi oggi con l'affinimento dell'ecografia riusciamo a vedere il bambino nella sua parte scheletrica già in gravidanza, già in utero. E questo capisce quanto ci aiuta nell'intercettare il bambino prima e guidarlo negli indirizzi giusti. Prima magari che cominci quel problema, quel percorso di ricerca che spesso gli fa perdere tempo.
noi senz'altro in questo modo riusciamo a a dare alla mamma gli elementi ancora prima che il bambino nasca. La Società Italiana di Pediatria è uno degli enti coinvolti nel progetto Noi Siamo Bambini, una campagna contro gli abusi sui minori condotta in 10 scuole di Lazio e Campania. È nata da una convenzione tra l'Istituto Morano di Caivano, Napoli, e il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e insieme alla SIP coinvolge anche l'Istituto di Ortofonologia, l'Agenzia di Stampa Dire e il Garante dell'Infanzia del Lazio. Lo racconta la Dire Rocco Russo, socio SIP. Progetto di fondamentale importanza che tende a sensibilizzare gli operatori e l'assunto all'interno della stessa scuola anche e al di fuori del contesto scolastico in merito alle tematiche inerenti l'abuso e il maltrattamento dei minori. Il pediatra ha un ruolo di fondamentale importanza in questo contesto perché è la figura professionale che si interfaccia meglio e nel miglior modo possibile con la famiglia e indirettamente anche col bambino e ha la possibilità di percepire quelle che possono essere le problematiche del minore ed eventualmente farsi promotore di questa iniziativa per poter sensibilizzare ed innescare un processo di tutela dello stesso minore che lo possa salvaguardare da eventuali problemi legati ad abuso. Abusi e maltrattamenti. Un semplice test per individuare precocemente, in modo semplice e non invasivo, alcune patologie oculari, come la cataratta congenita e il glaucoma congenito. La Regione Emilia-Romagna punta a raggiungere entro il 2018 la copertura del 100% dello screening sui neonati, sulla base di linee guida a cui le aziende sanitarie dovranno attenersi, in linea con il piano regionale della prevenzione 2015-2018. In Emilia-Romagna, secondo i dati estratti dalle schede di dimissione ospedaliera, tra il 2006 e il 2017 sono stati 305 i bambini residenti risultati affetti da cataratta congenita. Di questi, 273 sono stati sottoposti ad intervento chirurgico, 206 in strutture pubbliche, 2 in strutture private della regione, 65 in strutture extra regione.